buongiorno YouTubers. Anche questa settimana sono riuscito a dedicarmi qualche ora a Battlefield 2042. Ero curioso di provare soprattutto la nuova modalità controllo dell'evento mid-season, Direttiva Archangel. Ma di cosa ne penso ne parleremo tra poco. Prima un paio di informazioni che riguardano questa settimana appena iniziata. Ci sarà un nerf a Dozer, dopo essere stato buffato di recente sia nella velocità di movimento e spostamento con lo scudo attivo, e sia il fatto che può utilizzarla anche mentre prende le zipline, ma questo già lo sapevamo. Questa modifica ha comunque portato a vedere molti più Dozer rispetto a prima su mappa, e in ogni caso il nerf riguarderà una riduzione del range della scudata, che attualmente prende 2,5 m di spazio, e sarà portato a 1,85 m, che è comunque un range abbastanza generoso, considerando che appunto la scudata shotta immediatamente. Il secondo bug fix è in realtà un hotfix, quindi è qualcosa che verrà fatto server side senza la necessità di scaricare una patch. Riguarda la sensibilità di mira per tutti quelli che giocano da console o che comunque utilizzano il controller. Nella descrizione dicono che in sostanza, quando si andava in mira con il controller, c'era un aumento della sensibilità rispetto a quella base, rispetto a quella che si ha non mirando. Tutto questo soltanto quando si utilizza la mira uniforme. Ricordo che la mira uniforme è un'opzione che permette di mantenere una sense di gioco appunto uniforme con diversi tipi di zoom dell'ottica. Ed è un settaggio che consiglio di tenere attivato perché consente di mantenere una certa costanza e prevedibilità nella vostra sensibilità di gioco, in modo appunto da non doversi adattare a sense differenti per ogni zoom diverso che ha l'ottica che montiamo sull'arma. C'è comunque la possibilità di modificare la sensibilità manualmente per ogni mirino nelle opzioni, se preferite mantenere la mira uniforme spenta. Tenete conto che comunque di default questa impostazione era disattivata prima e poi con una patch di qualche tempo fa l'avevano attivata per tutti quanti. Quindi se voi non l'avete mai toccata la troverete attivata all'interno del menu. Visto che il problema pare essere correlato proprio alla mira uniforme, io vi consiglio per adesso di tenerla disabilitata in attesa appunto che arrivi questo hotfix. Non hanno dato indicazioni specifiche su quando usciranno queste due modifiche, però di solito loro patchano il martedì, quindi è possibile che domani risolvano questa situazione. Sinceramente però mi fa veramente strano che ci siano ancora problemi riguardanti la mira. È una questione che è sempre stata patchata e ripatchata nel corso del tempo, e ci metto dentro anche chi gioca con il mouse, perché il feeling burroso con la mira è andato avanti per parecchio tempo. Poi ecco, con una serie di patch hanno migliorato la questione, però non è comunque al 100% un feeling pulito con il mouse neanche oggi. Quindi ecco, considerando che la mira all'interno di un FPS non è una questione secondaria, su cui insomma ci si può anche soprassedere, ma riguarda il core del gameplay, è proprio la base, un FPS deve avere un buon feeling della mira, ecco, non riesco a comprendere come dopo tutto questo tempo non si sia ancora trovata una quadra a riguardo, vista appunto l'importanza della questione, e si continua a vedere bug e mica bug legati appunto alla mira. Spero in ogni caso che con questo hotfix chiunque giochi con un controller riesca a farlo di nuovo in maniera soddisfacente. Ora veniamo invece a controllo, appunto la nuova modalità evento che avete visto finora nelle clip sotto al video. L'ho provata un poco, non tantissimo, ma complice soprattutto il fatto che ho ancora poco tempo a disposizione per giocare, mi ritaglio qualche momento alla sera per farlo un paio di giorni alla settimana. Ma a prescindere dal tempo che uno ci può dedicare, sinceramente non credo che ci avrei giocato comunque granché. Mi era piaciuta parecchio la modalità evento della scorsa season, quella in cui c'erano quegli accrocchi da plantare dentro a delle zone specifiche della mappa, o gli infantry, e bisognava difenderle per un po' prima di riuscire a prendere quel punto. Era una modalità che cambiava abbastanza il feeling di gioco classico rispetto alle altre modalità in-game. Ricordo di essermi divertito parecchio a giocarla, sperando tra l'altro che la potessero lasciare in game. E loro stessi dissero di aver ricevuto tante richieste, sul fatto che appunto c'erano tante persone che volevano che quella modalità rimanesse in game, e dissero appunto che sarebbe tornata, che l'avrebbero rimessa, però ecco, attualmente non l'abbiamo mai più rivista. Questa invece è il caos più totale per quanto mi riguarda.
Sicuramente ci sarà chi apprezza questo genere di gameplay, ma io sinceramente no. In sostanza bisogna entrare in punti determinati della mappa, prendere le flag e aspettare che il satellite finisca di allinearsi per prendere il punto definitivamente. Una sorta di conquista, soltanto che qua il punto ci mette molto di più per essere preso e poi quando è preso al 100% scompare e si vanno a prendere altri punti che spawnano durante la partita. Nel fare questo però si accumula una particolare moneta o punteggio in-game che ci consente di chiamare i mezzi. Ed è qui che casca l'asino. Cioè, fate conto che, per esempio, su Orbitale, tra tutti e due i team è possibile chiamare contemporaneamente 4 veicoli leggeri, Jeep o Hovercraft, 4 veicoli corazzati, Brawler, Bolt o il trasporto, 2 contraeree, 4 tank, 2 velivoli da trasporto, che adesso si chiamano cannoniere, 4 elicotteri d'assalto e 4 caccia. Il tutto in una mappa in cui si gioca 24 contro 24 in una versione ristretta della mappa. È sostanzialmente il delirio. Chiaro, non in tutte le partite, in tutti i momenti ci saranno così tanti mezzi contemporaneamente, però il potenziale di chiamarli tutti insieme c'è e come. Io, se fate caso all'inizio video, ho messo una clip dove distruggo, tramite la contraerea, due elicotteri. Poi me ne spunta subito dopo fuori un altro, incomincio a sparare a quello e mi distrugge un altro elicottero. Quindi in sostanza c'erano 4 elicotteri che stavano girando sopra la stessa flag, in una roba tipo 30 secondi. E quelli sono soltanto gli elicotteri, eh? Poi c'è tutto il resto dei mezzi. In 24 player? No, cioè per me è veramente troppo. Non ci trovo nulla di divertente nel giocare con così tanti mezzi, tanto che è una delle pochissime volte in cui ho deciso anche io di prendere un elicottero, perché normalmente non lo faccio, lo lascio a chi lo sa utilizzare meglio di me, proprio per la necessità di pulire un poco dai mezzi avversari la mappa. Come ho detto, sinceramente a qualcuno potrà piacere, non c'è mica niente di male, però per me è un caos incredibile, a me personalmente proprio non piace. Quindi, per quanto mi riguarda, è una modalità bocciata. Si riesce a giocare giusto all'inizio, quando nessuno ha tutti i ticket necessari per prendere i mezzi, poi da metà partita in poi diventa il delirio più totale. Quindi, ragazzi, fatemi sapere qua sotto se l'avete provata, se vi è piaciuta a voi. Leggerò comunque i vostri commenti in questi giorni e poi magari entro fine settimana caricherò un secondo video gameplay. Detto questo, begli uomini, noi ci vediamo al prossimo video. See you.